Allora, buongiorno ragazzi. Io dovevo fare un vlog. No, amore, non posso non venire da. Ma ci sono le guardie, ti arrestano, sì. Ma a che ora entri? Amore, ma io devo entrare da Zadio! Ma piuttosto spacco una vetrina, entro, spacco una vetrina, ma c'è quella gente seduta che va, dai, smettila! No, amore, io devo entrare da Zadio! Ma scendi, entro da Zadio tra 2 ore e mezza, faccio tempo ad andare a casa, gioco la play, torno. A parte, si può cominciare un vlog così? Sì, se Zodio vuol dire Z. Ma tu non hanno avuto tutti la mia stessa idea. Che meraviglioso avete avuto in blocco proprio. L'albero delle idee. No, amore, io devo andare da Zodio. E tu, io non devo andare da Zodio, è l'albero delle idee, abbattetelo. Amore, no? Oggi è il nostro anniversario, auguri. Hai il coraggio, il nostro anniversario, ti fa proprio passare in fila da Zodio. Dai. No, amore, io devo andare da Zodio. Hai detto bene, no, amore, no. Hai detto no, amore, senti il video. Marco, no? Ascoltami a me. No, te vai da Zodio, io non vado. Ma c'è il 70% di sconto su tutto. Devo prendere le piastre nuove, devo prendere i colori. Ascolta, quello che guadagni, il 30% di sconto che guadagni, te lo vivi, lo usi in vita. Perché da lì ci perdi almeno 2-3 ore, ora che entri. Poi entri e non trovi niente. No, amore, io devo entrare da Zodio. E tu vai da Zodio, vado a casa e mi telefono e dopo torno. Ho capito, io dovrei prendere freddo in piedi per entrare in un negozio che si chiama Odio, perché è Z Odio. Quindi proprio... Ma te sei fuori in testa. No, amore, dobbiamo andare da Zodio. Non dobbiamo andare, devi andare. Ma devi, e siamo tutti e due, dove vado io vieni te. Ti scarico giù, no, ma mi scarichi proprio dalla sua parte. Sì. Guarda che questo sta andando via, guarda. Ma come mai tutto sto bordello oggi? Devo andare da Zodio, questi qua è gente che deve andare da Zodio. No, amore, io non posso non andare. Dai, di qua a destra vai. Non vedi che andavano tutti a sinistra? Tu segui il gregge, no? Vai, a destra dovevi andare. Zodio, mica a destra. Ma adesso devi tornare indietro perché qua sei troppo lontano. Madonna, mai visto che macello c'è davanti da Zodio? Amore, hanno avuto tutti la mia stessa idea. Dei geni. Per forza, allora stanno per chiudere Zodio. Geni del crimine. Allora, innanzitutto, dopo, benvenuti in questo nuovo video. Gira di là. No, allora io devo andare da Zodio, no. Perché ti spiego. E tu devi andare da Zodio. Amore, noi siamo un tutt'uno. Soprattutto. E io mi devo fare l'anniversario di matrimonio in coda, neanche dentro, ma in coda da Zodio. Ma si hanno messo oggi gli sconti. Fra un po' chiudono, non ci sarà più Zodio. Cosa faccio? Ce ne facciamo infatti una ragione. No, amore, oggi vita... bisogna approfittarne e svuotare Zodio. La vita è un ciclo, ma cosa vuoi svuotare che hanno già svuotato quelle 6.000 persone che ci sono? Adesso devi rientrare e andare a destra. O se no, ancora meglio, di laggiù c'è sempre il parcheggio, Marco. Dove gira la macchina bianca e poi giri sopra. Cacchio, me l'ha fatto fare. La gira a destra. Ma chi me l'ha fatto fare? Ma io non pensavo che c'era sto macello a Zodio, Marco. Ma io non pensavo che qua a sinistra. Di solito qua c'è sempre parcheggio, guarda. Sì, ma di solito non c'è quella cosa lì a Zodio. No, amore, dobbiamo andare a far mambassa pure noi. Ma che mambassa che non rimane più niente? No, allora devo prendere i come si chiamano? I cosi, le piastre per la bicciottina. Bicciottina, non c'è parcheggio qua. È bicciottina. Anche quelli abusivi hanno preso i parcheggi. È bicciottina. A bicciottina non c'è parcheggio. Oddio, ma non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma ci stanno svariggiando Zodio. Stanno svariggiando la pazienza che ho io, no Zodio. È sempre con Zodio in macchina. Spago le vetrine e entri in macchina a Zodio. Marco, ma hanno avuto tutti la nostra stessa fantastica l'albero delle idee, come la fa Papa Pedretti. La nostra stessa fantastica idea. Ho detto, io vado domani da Zodio, certo. Fanno il 70% di sconto su ogni cosa, perché su ogni cosa c'è lo sconto. E mi faccio la mia bella scortarella di gomma crepla, di... come si chiama? Ma se vai dai China costa meno di Zodio col 70% di sconto, perché costa... Ma le piastre non ce le hanno in China. Ma le hai mai chiesto? Ma no, ma non ce li hanno le piastre, non vedono una bicciotta, figurati. Comunque dobbiamo andare a casa perché non c'è parcheggio. Non penso proprio, noi andiamo da Zodio, gira dentro qua.
Io odio Zodio. Praticamente stiamo facendo il vlog in macchina. No, stiamo facendo il vlog del parcheggio che non c'è perché la gente va a Zodio. Dai, entra dentro. Io odio Zodio. Cioè, ma hanno avuto tutti la nostra fantastica idea. Vale, fare Fantastic. Eh? Mister Fantastic ha avuto l'idea. Mister Fantastic, gira a destra. A questo punto non ci fanno camminare. Dobbiamo fare tagliando e generatori. Dobbiamo parcheggiarci. No? Ma guarda che c'era quella laggiù in fondo che stava andando via, la prima laggiù. Guarda! Sì, c'è già questo pronto. Adesso può aspettare te, questo è andato a Zodio. Anche lui. Lei deve andare da Zodio. Praticamente questa sta andando via, vedi? Che noi stiamo andando via. No, amore, noi non stiamo andando via, siamo appena arrivati. Rientra qua dentro, per favore. For cortesy. Rientra e cerchiamo un altro parcheggio. Comunque, stavo dicendo che Zodio a breve chiuderà. Meno male. Chiuderà i battenti in Italia. Oh. E io mi devo fare la scorta di tutto quello che c'è dentro. Finalmente una bella notizia. Finalmente la bella notizia. Gira qua. Zodio chiude. Dai, mamma mia, io non ho parole, veramente. Tu non hai parole, io ho solo parolacce, non ho parole. Adesso ci dobbiamo parcheggiare là davanti. No, ma parcheggio dentro nel reparto con macchina, prendi direttamente con la macchina, no? Hai capito? Entro Zodio. Schiaccio tutte le persone che ci sono fuori, faccio... Qui, guarda il primo qui. No, quello non va bene. Ma ascolta, mettiti in fila. No, amore, noi dobbiamo entrare a Zodio. Fatene una ragione oggi. Ma se ti metti adesso in coda e fai mezz'ora di coda. Ah, vado adesso, dici? Vai, che io vado a casa a giocare. No, amore, tu... No, vai, vado al parcheggio. Madonna, che casino. Che se le immaginavo? Vai, però. Oggi? Dai, su. Ma mi devi raggiungere. Quando troverò parcheggio ti raggiungo, però se non scendi va bene, dai, vado. Allora me l'hai mandata, sei contento che me l'hai mandata? Cosa ti hanno detto? Mi hanno detto che per oggi non si può più entrare perché c'erano i numerini hanno finito di distribuirli e basta, non c'è più posto. Ho detto che domani mattina riaprono. Vieni qua. Sì, ma non potevano avvisare di sti cavoli di numerini, voglio dire. Aspetta, fammi mettere la cintura. Vieni. Ha detto che non ci sono più numeri. Basta. Ma dove stai andando adesso? Non lo so. Sto andando via da qua, l'importante è andare. No, volevo andare a bere il cappuccio io. Andiamo a bere il cappuccio, ma non da Zogio, andiamo di là a bere il cappuccio. Dov'è di là? Di là. Andiamo dove c'è uno spince, il bar. No. A me piace questo qua dentro. Adesso devi ricercare di nuovo parcheggio. No, vabbè, ma io guarda, Marco, mi stai facendo passare la voglia di vivere oggi. Di niente. Dove stai andando? Vado, rientra di qua, il parcheggio non c'è. Entriamo dall'altra entrata, dove non c'è Zodio ci sarà parcheggio. Cioè, ma tu ti rendi conto come l'ho presa nel... Ma perché non hanno avvisato di sti numeri? Perché non hanno avvisato che c'erano 8 milioni di persone che oggi... Per forza, 70% di sconto su ogni prodotto! Sì, ma se poi te lo aumentano del 140% lo paghi uguale. Non ho capito. Loro te lo aumentano di 20 euro e poi te ne scontano 10, per cui paghi 10 euro in più. Vabbè, comunque, noi domani dobbiamo avere... Dire grazie a quella... ragazza barra persona che ci ha lasciato il commento che guardare noi com'era era come un regalo a Natale, una cosa del genere. Sì, che carina, grazie, bello come commento. Comunque possiamo, dovevamo andare anche da Shortino, andiamo da Shortone. Allora andiamo prima da Shortino e poi andiamo a bere il cappuccio. E comunque di là dove c'è l'Eurospeak dobbiamo fare 8 fermate, c'è il bar, c'è il cappuccio che è buonissimo. Dove? Ma ha detto uno che lavora a Zodio. Ma se non ci sei mai stato! C'è uno che lavora a Zodio, cioè, io l'ho presa troppo in oggi, C'è uno che lavora a Zodio, mi ha detto, vuoi dare il cappuccio che oggi buonissimo. Era fantastico andare da Zodio. No, vedo l'ora andare a Zodio. Va bene, dai, ciao. Cioè, se decidevi oggi, vuoi andare da Zodio o andare al lavoro? Andavo al lavoro gratis. Ma non ci credo, ma neanche se lo vedo. Fai bene. Ciao, dopo, ciao. Va. Ari, ciao, mamma. C'è un tempo malvagissimo. Allora, stavo dicendo, ma oggi è venerdì, no? E c'è tutta quella coda davanti a Zodio. Cioè, a me non me ne faccio capace che io oggi non posso andare da Zodio. Perché non posso andare da Zodio? Punta ruota gira, karma gira. No, uffi, adesso domani mattina, Marco, domani mattina non possiamo perché siamo al mercatino, se Dio vuole,
perché qua il tempo promette niente di buono, ma io ho visto che alle 10 smette di piovere, per cui ci sono molte possibilità che possiamo essere a fare il mercatino. Domani siamo a Como. Como lei? Mi scoccia terribilmente che io non posso andare a spendere i soldi da Zodio. Ma che dispiacere! C'era una coda infinita. Ah, sì, c'era hashtag, allora domani coda, quello che ha detto, per oggi non può più entrare nessuno. E già c'era una coda mica da. Devi pagare il caffè, solo per quello che ha detto. Allora, oggi non si può. Ah, adesso siamo andati da Shortino, mi sono presa un pigiama. Marco si è preso un pantalone per il lavoro, calze, insomma un po' di intimo. E mi sono presa anche le ciabatte nuove, perché quelle che ormai hanno fatto la fine del ratto. E stavo dicendo, cosa stavo dicendo, Marco? Ah sì, di Zodio. Mare di là devi andare. Ma oh, io ti meno adesso. Ma se dobbiamo andare lì dove c'è l'Eurospin. Ma se ti ho detto che devo andare a prendere il cappuccio. Mica lì. No, dentro nell'Iper. Allora, vediamo se qua c'è un bar che fa il caffè. Amore, sto bar qua non mi piace. Ma non sai nemmeno qual è, non è quello che dici te, quello di Fianca Fio d'Arianna. Poi devo andare dopo, torniamo e andiamo indietro là. Signora Capriati invece è il bar del nostro passport. Mi stai quasi per convincere. Hanno aperto. Vabbè, ormai siamo qua, adesso andiamo alla Fio d'Arianna a prendere. Cosa vuoi prendere a Fio d'Arianna? Hanno aperto una filiale di Zodio Capriati. Allora, ma ha detto quello lì, per domani mattina riaprono, ma noi non ci saremo. Adesso voglio vedere se domenica sono aperti questi di Zodio. Io alle 8 sono là davanti, non ti pensare, no, e tu di fianco a me. È tardi alle 8. No, amore, hai capito Zodio che dobbiamo svaligiarlo? Sì, non so sì. Neanche più se troveremo qualcosa. E quello è. Guarda che lì davanti c'è giusto giusto un parcheggio. Adesso andiamo a Filo d'Arianna perché devo prendere un paio di cose. Non e ci vediamo dopo. Ma è un momento. Tu preso questo rosa chiaro, il nero, questo rosa glitter e il bianco. Tu siamo stati anche all'Eurospin, ora andiamo diretti, ultima tappa dai cinesi. Perché dobbiamo prendere dei sacchettini, delle cose. Un bel giro oggi, ma porca miseria, oh, non sono riuscita ad andare da Zodio. Ma pensa un po', porca palettoni. Ma bova. Niente ragazzi, a dopo. A McDonald's. Tanti auguri a Moni. Tanti auguri. Chiedi solo da McDonald's. Noi ci accontentiamo di poco, dai. È vero amore. Poi dobbiamo ancora andare dai cinesi, abbiamo ancora finito la giornata, Pronto? Oh, sto a parlare con te. Io sto guardando l'ordine che abbiamo fatto. Vado, va, ciao. Saluta. Ci vediamo dopo. Ragazzi, ultima tappa dai cinesi, poi forse ce l'abbiamo fatta. Aspetta perché c'è il copyright, devo andare. Niente, ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Vedi qua, siamo entrati in Mix Factory. Adesso, niente, ce ne stiamo tornando a casa. È fatta notte praticamente. Su 5 ore siamo in giro. Pronto? Sì, da mezzogiorno, un po' prima di mezzogiorno. Sono i 5, sono i 5 e 20. Non abbiamo ancora finito, dobbiamo fare benzina e niente. Basta. E poi andiamo a casa. Io vi saluto ragazzi, mi hanno fatto saltare Zodio oggi. Sei contento? Mi hanno fatto saltare Zodio? Sì. Ho visto che sei contento. Niente ragazzi, io... Sto contento. Cuore mi ero sendo. E poi? Ecco, mi sto contento. E poi? Guarda che me ne frega perché il mobile non ce l'ho. Proprio la nostra canzone questa. Happy, 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 happy,
Ma che me frega tanto il money, non ce l'ho. Everybody. Vabbè, va. Dopo sta... Ma che voglio il copyright, da cazzo. Dopo sto finale qua, sto finale col botto, io spero di avervi fatto un po' di compagnia. Credo che domani il mercatino qualcosa mi dici che salterà. No, niente. No, che salta. Ci faremo il mercatino a casa, che ti devo dire io. Everybody. Tanto qua ormai... Va bene, ragazzi, vi saluto. Spolliciate. Spero di avervi fatto compagnia. Spolliciate. Condividete. E alla prossima. Ciao. Com'è? Everybody. Ciao.